Buongiorno ragazzi e ragazzi, oggi mi vedete qui di sotto perché ho deciso di fare una pulizia qui al portico con anche delle manutenzioni che adesso nel corso del video vedrete. Come potete vedere c'è diversa polvere, diverse sporcizie varie e quindi vi mostro poi anche un metodo per pulire il pavimento. Per prima cosa ho iniziato togliendo tutte le sedie, il tavolo, il vaso, il tappeto. Poi mi sono messa a spazzare tutto il pavimento perché comunque c'era parecchia polvere, c'erano delle foglioline. Purtroppo qui al piano terra con il giardino davanti, si crea molta sporcizia. Poi ho preso il rotomop e sono andata a riempire mezzo secchio di acqua. Poi sono andata a mettere un bicchierino di sapone per piatti, l'avevo diluito con un po' d'acqua. Poi ho aggiunto mezzo bicchierino di percarbonato di sodio che non si usa solo per il bucato, ma anche per detergere diverse superfici. Ho avviato il rotomop per mescolare bene la mia soluzione, perciò ho iniziato poi a lavare il pavimento dappertutto e stavolta però ho dato due passate perché era parecchio sporco, lo vedevo proprio parecchio impolverato. In attesa che si asciugasse il pavimento, mi sono dedicata al tavolo e alle sedie. Innanzitutto qui al tavolo l'ho spolverato semplicemente con una spugna perché poi ho voluto fare un trattamento con un impregnante incolore che ora vi mostro. Ed eccolo qua, questo è l'impregnante per il legno in colore, quindi non va a alterare il colore originale del tavolo, ma comunque va a dargli un certo vigore, perché poi il legno lo vedevo particolarmente secco, molto spento, infatti poi vedrete il risultato finale come è venuto bene e una volta che l'impregnante è penetrato nel legno e si è asciugato, il risultato è stato veramente ottimo. Vedete qui erano passati diversi minuti e si stava asciugando, infatti poi ha ripreso proprio un bel colore. Ho finito poi di farlo tutto, infatti vedete la parte finale si stava asciugando mentre la prima parte era tutta bella già asciutta e il colore del legno, si era proprio ravvivato. Sono soddisfatta alla fine di aver fatto questo trattamento perché come potete vedere, cioè, il colore è proprio più vivo ed è tutta un'altra cosa. Ho deciso poi di fare un trattamento anche su questo mobiletto che io ho all'esterno e non ho mai trattato, quindi il legno è originale, perché anche questo lo vedevo particolarmente secco, particolarmente spento e quindi alla fine l'ho fatto tutto e il risultato è stato eccellente, sono rimasta anche qui molto soddisfatta. Terminato il mobile, sono andata a sbattere il tappeto e a rimetterlo perché il pavimento ormai era asciutto, era bello pulito. Sono andata poi a rimettere il tavolo con le sedie, a risistemare tutto quanto per bene. Sono andata poi a pulire con un pochino di percarburato, questo carrello che tra l'altro era di mia nonna, ci tengo particolarmente e ho addirittura intenzione di riverniciarlo perché è un po' rovinato e comunque, è venuto molto bene. Decisamente adesso il mio portico è tutto bello pulito e ordinato, che bella soddisfazione quando si finiscono le pulizie.
La mattina successiva sono scesa di nuovo in giardino perché ho ricevuto questo pacchetto di un ordine effettuato su Amazon. Sono riuscita a trovare in offerta questi fiori galleggianti per il mio laghetto. Ed ecco il mio laghetto parecchio sporco, quindi sono andata a prendere un secchio per svuotarlo e pulirlo. Ho cercato di pulirlo al meglio, ma in realtà devo acquistare una spugnetta, per togliere tutto il muschietto che si forma sulle pareti. Intanto però mi sono accontentata. Sono andata a posizionare i miei fiorellini decorativi belli colorati che mi sono piaciuti tantissimo, poi galleggiano davvero molto bene. Decisamente meglio di prima, poi questi fiorellini galleggianti sono molto molto simpatici. Sono andata poi qui dove ho la piscina e il gazebo, ho preso le mie attrezzature perché ho intenzione di pulire tutta questa aiola. Come potete vedere, questa pianta si è seccata e ho deciso di toglierla completamente. Ed eccomi qua, ho iniziato a togliere con le forbici i rami secchi ad uno, quindi è stato pure un lavoro abbastanza faticoso. Una volta che sono riuscita poi a tagliare tutti i rami superiori, sono andata a togliere le radici sottostanti proprio per eliminare completamente la pianta. Pensate che la pianta aveva praticamente coperto anche tutta l'aiola, che come potete vedere è tutta circondata da bei sassi che a me piacciono tanto. Qui ci è voluta molta forza per togliere le radici, è stato davvero, davvero molto faticoso. Ed ecco qua, adesso decisamente la mia aiola è tutta pulita e ordinata. A questo punto vado a prendere i bulbi, quelli che avevo acquistato all'Eurospin, questa sorta di tulipani, e li vado a piantare. Poi sono andata a prendere il tubo e ho annaffiato tutta l'aioletta visto che avevo piantato i bulbi. Ho piantato anche una piantina che avevo fatto io. A questo punto, ragazze, sto per concludere il video. Ho terminato di appunto annaffiare, sono salita di sopra e mi sono messa un pochino ad accarezzare i miei cucciolotti. Ecco qui ho bellissimo, cioè morbidoso, coccolone. Infatti mi stava anche riempendo di baci. Amore mio, quanto sei bello. Non deve mai mancare il momento coccole, il momento gioco con i miei pelosetti. E eccomi qua, poi vedete sono venuta da Duchessa che si era messa qui a prendere un pochino di sole in terrazza, la mia piccoletta che poi in realtà ha 11 anni, ma io la chiamo comunque piccoletta, bella amore mio anche lei, bellissima. A questo punto ragazzi vi saluto, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, lasciatemi un like per sostenermi, chi mi vuole seguire su Instagram mi trova sempre come Federica Sweet 02, un bacione!